Nel caldo torrido del deserto australiano, questo velenosissimo Oxyuranus va a caccia di prede. Le sue armi. Meno di 15 mg di veleno in grado di uccidere molte migliaia di topi in una sola volta. Il motivo per cui questo serpente si porta dietro l'equivalente animale di una bomba atomica è ancora sconosciuto. Ma privi di arti e di artigli come sono, i serpenti hanno dovuto trovare altre vie per assicurarsi la sopravvivenza. I serpenti fecero la loro comparsa sulla Terra oltre 100 milioni di anni prima dell'uomo moderno. Si sono diffusi in tutto il pianeta, ad esclusione delle regioni polari e di alcune isole. Molte religioni attribuiscono ai serpenti un potere mistico che evoca sentimenti di reverenza e di terrore. I serpenti spesso non vivono lontano dalle nostre case, ma noi, pur senza vederli, accettiamo a fatica la loro presenza. Questo serpente del mais, ad ogni modo, è totalmente inoffensivo. Benché tutti i serpenti abbiano la stessa struttura corporea, esistono molte varianti sul tema. Con i suoi 9 metri di lunghezza, l'anaconda verde è quasi 10 volte più lunga di un serpente del mais. E con i suoi 200 kg è 7.000 volte più pesante di questo anomalepide che appartiene alla famiglia che include anche il più piccolo serpente conosciuto. Nel mondo si conoscono circa 2.700 specie di serpenti, il 70% delle quali ovipare. Le restanti sono vivipare, con i piccoli che devono aprirsi un varco attraverso la membrana del sacco vitellino. I denti veleniferi sono presenti solo in un quarto di tutte le specie di serpenti conosciute e ognuna di esse ha evoluto metodi differenti di attacco e di difesa, adattandosi ad habitat che vanno dalla foresta pluviale al deserto. Questa è la coda di un serpente, ma una rana potrebbe scambiarla per un verme appetitoso. Errore fatale. Il passaggio da predatore a preda sarebbe istantaneo.
La capacità di mimetizzarsi, la velocità e talvolta la forza bruta sono le armi più micidiali dei serpenti. Dalle cime degli alberi al fondo del mare, i serpenti hanno trasformato un apparente svantaggio in un successo evolutivo. Creature prive di arti sono sopravvissute milioni di anni fino a diventare temibili predatori. Nel mondo sensoriale, i serpenti sembrano essere particolarmente svantaggiati. Questo cobra non è realmente ipnotizzato dalla musica dell'incantatore. In realtà non riesce neppure a sentirla. Mancando di un orecchio esterno e con un orecchio medio poco sviluppato, è in grado di percepire le vibrazioni solo se la mascella inferiore è a contatto col suolo. Inoltre, data la sua vista poco sviluppata, il cobra si concentra sul movimento dell'incantatore. Nei crotalidi, come nei serpenti a sonagli, la vista è coadiuvata da due sensori di calore concavi posti appena sotto gli occhi. Queste cavità sono ricoperte da recettori sensibili a variazioni di temperatura anche di poco più di un millesimo di grado centigrado. Nel deserto, un serpente a sonagli è in grado di sentire la differenza tra una brezza calda e il calore emesso dalla sua preda potenziale. Il cervello elabora questa informazione combinandola con immagini visive per localizzare con precisione la preda. È così preciso che quando attacca ha quasi il 100% di possibilità di successo. L'importanza della vista varia enormemente da specie a specie. Il serpente cieco, ad esempio, ha un occhio degenerato, che è solo un recettore della luce. Gli occhi di molti serpenti notturni sono così sensibili che possono ridurre l'iride a una fessura durante il giorno. Diversamente dall'uomo, la maggior parte dei serpenti mette a fuoco gli oggetti muovendo il cristallino avanti e indietro, come accade in una macchina fotografica. La Aethulla nasuta è l'unica in grado di operare la messa a fuoco variando la forma del cristallino. È anche in grado di vedere in 3D. Il suo inusuale cranio incavo permette ai suoi occhi di convergere frontalmente. I serpenti sono in grado di assaggiare l'aria e gli odori che trasporta. L'organo di Jacobson, infatti, è presente in tutti i rettili. Nei serpenti, le due estremità della lingua catturano le molecole sospese nell'aria e le depositano all'interno di questo apparato, che passa poi le informazioni al cervello. Quindi, nonostante la sua vista poco sviluppata, grazie all'organo di Jacobson, un serpente del mais riesce a individuare un topo semplicemente tastando l'aria con la lingua.
Gli strumenti di caccia dell'anaconda verde sono gli stessi. Sono le prede che cambiano. Un topo difficilmente sazierebbe un'anaconda lunga 9 metri. Un caimano nano, invece, sì. Questo stretto parente dell'alligatore non ha un'aria proprio indifesa. Ma l'anaconda non si fa intimorire. Grazie alla sua immensa forza, l'anaconda stritola mortalmente la sua sventurata preda. Ma com'è possibile per un serpente divorare in un sol boccone un animale che è più grande della sua bocca? Uno dei primi adattamenti evolutivi nei serpenti è avvenuto a livello mandibolare. Il cranio e le ossa delle mascelle non sono più tenuti insieme da un'articolazione vera e propria, ma solo da legamenti elastici. Questo ha permesso ai serpenti di spalancare maggiormente le fauci, aumentando la capacità della loro bocca. Inoltre, la mandibola si divide a livello del mento, consentendo un'apertura ancora maggiore. I denti sono rivolti all'indietro in modo da poter trattenere la preda, ma non sono adatti a strappare e a masticare brandelli di carne. Un adattamento più recente nella storia evolutiva dei serpenti riguarda lo sviluppo di denti velenosi. Oggi, solo un quarto di tutte le specie di serpenti conosciute possiede denti modificati che presentano una cavità o un tubicino all'interno simile ad un ago ipodermico. Ora è il veleno la loro arma principale. Il veleno è prodotto da ghiandole salivari modificate che si trovano nella parte superiore della bocca. È una miscela di proteine che può distruggere i tessuti oppure danneggiare l'apparato neuromuscolare della vittima. Quando questa vipera del Gabon colpisce, il cuore del ratto agonizzante pompa il veleno in tutto il corpo. Il serpente deve solo aspettare, per poi individuare la sua preda morta usando l'organo di Jacobson. Il cobra reale è il più grande tra tutti i serpenti velenosi e raggiunge i 5 metri di lunghezza. Si ciba principalmente di altri serpenti, anche velenosi. La serpe delle mangrovie inietta un veleno poco potente attraverso una serie di piccoli denti posti verso il retro della bocca. Il cobra, invece, inietta il suo potente veleno attraverso denti situati anteriormente. Benché molto più piccoli dei denti veleniferi della vipera del Gabon, quelli del cobra reale non sono meno efficaci. Quando colpisce, il cobra afferra saldamente la sua preda per assicurarsi che il veleno raggiunga il bersaglio. La preda muore in pochi minuti.
Circa 25.000 persone muoiono ogni anno a causa del morso di un serpente, per lo più in paesi del terzo mondo, dove mancano cure mediche adatte. Dean Ripa è stato fortunato. È sopravvissuto all'attacco di uno dei serpenti più velenosi d'America. Il morso di una lachesis muta risulta fatale nell'80% dei casi, anche se curati per tempo con l'antidoto. Senti subito un dolore lancinante, come un paio di aghi incandescenti e una morsa allo stesso tempo. Poi una sensazione di bruciore. È stata paragonata a quella causata dalle fiamme e diviene insopportabile quando inizia a diffondersi per il corpo, perché senti realmente il veleno che risale lungo il tuo braccio. A questo punto il gonfiore aumenta. Se vengono colpite una vena o un'arteria, puoi perdere conoscenza per alcuni minuti, 7 nel mio caso. Si ha un forte sanguinamento e una rapida caduta della pressione sanguigna. Non si sente più il battito cardiaco, per non dire del polso. E pian piano si perde conoscenza. Nada. Nada, nada, nada. I serpenti sono raramente aggressivi e spesso mordono l'uomo accidentalmente o per difesa. Molti serpenti preferiscono avvisare i grossi mammiferi della loro presenza, ma alcune creature un po' disattente non fanno caso a questi segnali. Colpire, a questo punto, è inevitabile. I serpenti velenosi, che rilasciano sostanze che distruggono i tessuti, provocano ferite terribili agli esseri umani. Ma gli attacchi mortali sono eventi piuttosto rari. L'erpetologo Harry Green si sta dando da fare per sfatare il mito dei serpenti come mostri assassini. In realtà i morsi di serpente non sono un problema così grave come lo si vuole far apparire, almeno negli USA. Probabilmente sono circa 1 migliaio le persone che ogni anno vengono morse da un serpente negli Stati Uniti. E di queste ne muoiono meno di 10. E i morsi sono spesso dovuti alla disattenzione delle persone. È sorprendente l'isteria collettiva che ci coglie quando affrontiamo il problema. Dappertutto si vogliono sterminare i serpenti, come se questo fosse il rimedio più sensato, mentre basterebbe fare attenzione a dove si mettono le mani e i piedi. I serpenti non sono solo dei predatori, sono anche prede e hanno evoluto modi originali per difendersi. La naia pallida sputa il suo veleno verso gli occhi del potenziale predatore. Un cobra del capo non può sputare, ma può ingannare il nemico con un po' di illusionismo. Capita però che l'inganno si ripercuota contro di lui. In Sudafrica i suricati si nutrono di piccoli serpenti, ma possono affrontare anche un cobra per difendere i loro piccoli. Il cobra del capo allarga il suo cappuccio per sembrare più grande di quello che è in realtà. I suricati si raggruppano insieme per apparire agli occhi del serpente come un unico grosso animale. Il confronto, questa volta, finisce senza vincitori né vinti. L'Equis carinatus, una specie molto pericolosa, vive in Africa e in alcune zone dell'Asia, in aree densamente abitate. Per rendere nota la sua presenza, sfrega tra loro le squame crestate che si trovano lungo i lati del suo corpo.
Ma come si può difendere un serpente innocuo? Deve cercare di sembrare quello che non è. Uno degli aspetti più interessanti dei serpenti è la loro capacità di riuscire ad assomigliare a qualcos'altro con relativa facilità, grazie alla struttura molto semplificata del loro corpo. Questo è un colubride proveniente dal Medio Oriente che assomiglia e produce lo stesso suono di un Echis carinatus. In realtà è un serpente del tutto innocuo. Produce il suono sibilando, mentre l'Echis carinatus sfregando tra loro le squame. È un notevole esempio di mimetismo. Se fossi in Medio Oriente e sentissi questo suono, farei un balzo indietro, perché potrei essermi imbattuto in un Echis carinatus, un serpente molto pericoloso. Okay. Questi sono i colori del pericolo. Appartengono al temibile serpente corallo. La tantiglia ha colori simili, ma non è velenosa. Il serpente corallo, però, riconosce il travestimento. Altri serpenti sanno mimetizzarsi meglio. Questi colori appartengono a un gruppo di serpenti noti come falsi coralli. Essendo copie quasi perfette, spesso riescono ad ingannare anche i loro predatori. Come recita il vecchio detto americano, da rosso a nero sicuro è il sentiero, da rosso a giallo è proprio un corallo. Tutte le 2700 specie di serpenti conosciute discendono da un antenato comune. Sfortunatamente i fossili sono così scarsi che sappiamo molto poco della storia evolutiva dei serpenti. Alcuni degli indizi più validi ci vengono dallo studio del presente, piuttosto che dalle tracce frammentarie del passato. Prendiamo la Lachesis muta, per esempio. Sebbene sia a malapena sopravvissuto a un suo morso, Dean Ripa continua a collezionare e a studiare questi rarissimi serpenti. Fino a poco tempo fa, la scarsità di esemplari raccolti ne impediva uno studio approfondito. Gli zoo erano sempre alla ricerca di nuovi esemplari. Ed è stato così che mi sono ritrovato a collezionare la Lachesis muta, riuscendo a ricavare di che vivere. Ho trascorso mesi e mesi nella foresta pluviale cercando di catturarle senza far loro del male. La Lachesis muta vive in quasi tutto il Sud America e in alcune zone del Centro America. Ha bisogno di un habitat specifico. Meglio se fresco, riparato dalla luce e umido, come la foresta pluviale. La Lachesis muta è particolarmente interessante, proprio a causa della sua unicità rispetto a tutti gli altri serpenti, e la sua rarità fa sì che sia molto ricercata dagli erpetologi. È la più grande di tutte le vipere e con un peso che raggiunge anche i 20 kg, è forse il più grosso di tutti i serpenti velenosi. È il solo crotalide del Nuovo Mondo che deponga delle uova. Presenta una spina non appuntita nella coda, un caso unico in questo genere di vipere, che vibrando tra le foglie o i rametti produce un suono simile a quello di un serpente a sonagli. Dovevo avere circa 27 anni quando ho catturato la mia prima Lachesis muta. Ero solo in Suriname, di notte nella foresta pluviale, e non avevo alcun tipo di equipaggiamento. L'ho catturata a mani nude e l'ho infilata nello zaino. Una volta venni anche inseguito. Una Lachesis muta lasciò la sua tana e mi inseguì per circa 10 metri attraverso la foresta. A volte questo serpente è un cliente davvero pericoloso.
L'idea è di catturarli causando loro il minor stress possibile, in modo tale che sopravvivano al trasporto abbastanza a lungo per potersi riprodurre. Non dimenticate che è tutta una questione di fortuna. Puoi camminare per 2 giorni e trovarne subito uno, oppure puoi andare avanti 3 mesi senza vederne l'ombra. Tornato negli Stati Uniti, Dean Ripa è riuscito a far riprodurre la Lachesis muta dalla testa nera e ora possiede 40 esemplari in cattività. L'esperienza di Dean con questi serpenti lo ha portato a ritenere che ce ne possa essere più di una specie. Studiando i suoi esemplari, e in particolare la struttura del corpo, ha iniziato a sospettare che le Lachesis muta sudamericane siano completamente diverse da quelle centroamericane. A Berkeley, Harry Green e Kelly Zamudio stavano verificando un'ipotesi simile. Studiando il DNA della Lachesis muta, hanno ottenuto dei risultati sorprendenti. Quella che prima era considerata una specie unica è in realtà formata da 3 varietà differenti. Questa scoperta ci fornisce una chiave per capire come si sono evoluti i serpenti odierni. Su questo schermo vediamo le sequenze di DNA di 3 serpenti. In basso abbiamo le 2 forme centroamericane e in alto quella sudamericana. Le ho disposte in questo modo perché le differenze e le similitudini risultino evidenti. Possiamo notare che le 2 centroamericane sono molto simili, mentre ci sono differenze molto più marcate tra queste 2 e quella sudamericana. Tuttavia, neppure le 2 sequenze centroamericane sono identiche. Se analizziamo questo DNA, possiamo vedere che ci sono alcune differenze, anche se non quante ne troveremmo se lo confrontassimo con quello della specie sudamericana. In base a questi semplici dati rilevati da similitudini e differenze tra le diverse subspecie, possiamo ricostruire il loro albero genealogico, che indica chiaramente il loro grado di parentela e la storia evolutiva della specie nel suo complesso. Le Lachesis muta sudamericane furono divise da quelle del Centro America da loro genesi andina oltre 12 milioni di anni fa. In seguito, una catena montuosa che taglia in 2 quello che oggi è il Costa Rica separò le 2 subspecie centroamericane, portando alla nascita di 3 differenti specie di serpenti. È l'isolamento geografico che nel tempo produce la diversificazione delle specie. Studiando i DNA, i mattoni della vita, gli scienziati possono cercare di ripercorrere a ritroso il complesso cammino dell'evoluzione. L'origine evolutiva dei serpenti è difficilmente individuabile, ma sicuramente risale a più di 100 milioni di anni fa. Però è quasi certo che i serpenti derivano da un gruppo di lucertole. Si pensa che queste lucertole a un certo punto abbiano iniziato a vivere in cavità del sottosuolo e abbiano così dato il via a una serie di fondamentali mutazioni morfologiche e strutturali. Osservando questi gruppi di lucertole ci rendiamo conto che le mutazioni evolutive, come la perdita delle zampe e l'allungamento del corpo, possono essersi ripetute per dozzine di volte. È come se alcuni di questi gruppi avessero sperimentato nuovi modi di locomozione. Molti di questi tentativi non portarono molto lontano. Uno, però, ha avuto grande successo e i serpenti ne sono la prova vivente. Le tracce di questo felice esperimento sono visibili vicino alla coda di questo scheletro di pitone. Piccoli speroni che una volta erano gli arti posteriori sporgono attraverso la pelle di questi serpenti. Ma per muoversi, i serpenti hanno dovuto sviluppare un complesso sistema di tendini e fibre muscolari che coinvolge circa 300 costole.
Contraendo e distendendo particolari muscoli, i serpenti riescono a muoversi in molti modi. I serpenti più grossi si muovono distendendo e contraendo ripetutamente i diversi tratti del loro corpo, dalla testa alla coda, come un'onda di attività muscolare. Questa tecnica, definita locomozione rettilinea, comporta l'utilizzo delle squame del ventre per fare presa sul terreno e trascinarsi in avanti. Mentre sta cacciando in un granaio, il serpente del mais si è infilato tra la gomma e il margine di metallo di una vecchia ruota. Non potendosi spostare lateralmente, è costretto a muoversi a mo' di fisarmonica. Ma questo tipo di locomozione richiede molta energia. Una volta libero, il serpente ritorna al suo normale tipo di deambulazione. I serpenti hanno adattato i loro limitati metodi di locomozione ad una varietà di ambienti molto diversi tra loro. Attraverso un'evoluzione unica nel suo genere, i serpenti hanno dimostrato che è possibile correre, arrampicarsi, saltare o nuotare, anche se si è privi di arti. Per poter vivere nel mare, il serpente d'acqua ha dovuto sviluppare diversi adattamenti evolutivi. Una coda a forma di pagaia e una chiglia che corre ventralmente permettono al serpente d'acqua di muoversi senza sforzo nel mare. Un unico polmone che si estende per quasi tutta la lunghezza del corpo permette al serpente di galleggiare e allo stesso tempo di immergersi fino a 100 metri di profondità. E gli consente anche di rimanere immerso per 5 ore di fila. Il serpente d'acqua si nutre di pesci e anguille e rilascia un potente veleno che lo rende ancora più letale del suo parente terrestre più prossimo, il cobra. Si è adattato così bene alla vita marina che la terraferma non fa più al caso suo. La maggior parte dei serpenti d'acqua, infatti, non possiede squame ventrali ben sviluppate, in grado di far leva sul terreno e consentire così la locomozione. Le squame ventrali sono larghe e piatte. Sono ancorate alle costole da una serie di muscoli. Tutte insieme formano l'equivalente del battistrada di un pneumatico e consentono al serpente di avanzare. Sono così efficaci che alcuni serpenti, come il serpente del mais, possono arrampicare in direzione verticale. Le squame dei serpenti sono parte dell'epidermide e non un semplice rivestimento. E
Esse proteggono il serpente oltre a consentirgli una notevole flessibilità ed elasticità. Ma i loro pregi sono molteplici, così come le loro trame e i loro colori. I serpenti mutano costantemente la pelle. Le cellule vive sotto la superficie si dividono e si aggiungono a quelle soprastanti. Quando le vecchie cellule muoiono, lo strato esterno dell'epidermide si ispessisce, pronto per essere eliminato. Una squama trasparente che ricopre gli occhi, nota come il rombo, assume una lieve sfumatura lattiginosa. È il segnale che indica l'inizio della muta. Con l'aiuto di un tronco o di una roccia contro cui sfregarsi, il serpente sguscia via dalla sua pelle nel corso di un processo detto muta. Sulla vecchia pelle rimane solo qualche traccia sbiadita del disegno e dei colori originali. Le cellule che contengono i pigmenti che danno al serpente la sua colorazione spesso brillante rimangono attaccate al corpo. La pelle del serpente ha diverse funzioni, inclusa quella di fornire un eccellente travestimento. Ma nulla può contro il più caparbio dei nemici: il freddo. I serpenti dipendono dall'ambiente in cui vivono per riscaldarsi o raffreddarsi. Infatti, al contrario dei mammiferi o degli uccelli, non possono regolare la loro temperatura interna. Questa è la ragione per cui non vi sono i serpenti a nord o a sud del 69° parallelo. Non sopravviverebbero. Questo serpente del genere Tamnophis vive in Nord America e d'inverno, quando la temperatura scende sotto lo zero, si rifugia sottoterra. Al caldo della primavera, i serpenti emergono in massa. Agli occhi di un geologo, questa è solo una cavità calcarea. Per un biologo, invece, è una miniera d'oro. Il dottor Robert Mason studia questi serpenti da oltre 15 anni e ha risolto molti enigmi riguardanti il loro curioso ciclo vitale. Mi trovo in un pozzo carsico delle dimensioni di un normale salotto e sono circondato da 12.000, forse 15.000 serpenti.
L'incredibile quantità di serpenti presente qui ci offre l'opportunità di affrontare alcune questioni complesse. In nessun'altra parte del mondo si possono osservare simili assembramenti di serpenti. Il freddo inverno nordico costringe queste serpi ad adottare particolari stratagemmi per assicurarsi la sopravvivenza. La maggior parte degli animali, quando esce dai suoi rifugi al caldo della primavera, non è ancora matura per l'accoppiamento. Questi serpenti, invece, hanno trovato il modo di accorciare i tempi. Nei maschi, gli spermatozoi maturano in autunno e vengono conservati durante l'inverno. In primavera, quando escono dal periodo di ibernazione, i maschi sono subito pronti a fecondare una femmina. Anche le femmine hanno i loro stratagemmi. Questi serpenti, infatti, non solo possono conservare lo sperma per 6 settimane, ma persino per anni. Fra alcuni anni, questa femmina potrà generare una prole vitale grazie ad una copula risalente ad alcuni anni prima. Non appena emerge dal suo rifugio, la femmina è assalita da dozzine di pretendenti. Attratti dal suo profumo unico, i maschi sfregano il mento contro la femmina nella speranza di stimolarla. In questo modo creano una sorta di gomitolo riproduttivo attorno a una singola femmina, una competizione di massa in cui ci saranno solo pochi vincitori. Questa femmina potrebbe essere la loro unica occasione di accoppiarsi durante l'anno. Non siamo ancora in grado di capire come la femmina scelga il maschio fortunato in mezzo a centinaia di pretendenti. In molte specie di mammiferi, per esempio, sono i maschi più grandi ad accoppiarsi con le femmine. Nel caso dei Tamnophis, però, le cose vanno in modo diverso. A volte vediamo grosse femmine che si accoppiano con maschi piccoli e viceversa, per cui devono esserci altre caratteristiche che attraggono le femmine verso un maschio piuttosto che un altro. Le femmine, dopo aver abbandonato il loro rifugio, si disperdono per i campi e le paludi per procacciarsi il cibo. Lì daranno alla luce la loro prole verso la fine di agosto. Sono serpenti vivipari. E vi è ancora un aspetto misterioso riguardo alla loro prole, conosciuto come l'anno perduto. In autunno, infatti, dopo la nascita dei piccoli, le femmine e i maschi adulti ritornano alle loro tane, mentre i neonati scompaiono. Non sappiamo dove vadano. Non ci sono piccoli al loro primo anno di vita in questa tana. Dove passano il loro primo inverno? È un mistero che speriamo di svelare presto. In molte altre specie, come questi serpenti neri australiani, i maschi rivali si sfidano a duello per avere il diritto di accoppiarsi. Ma è un combattimento piuttosto civile, più una danza rituale che una battaglia all'ultimo sangue. Nelle lande desolate ricoperte di pini della North Carolina, il serpente del mais emerge dal suo rifugio invernale. È primavera ed è pronto per l'accoppiamento. Nei serpenti, l'atto dell'accoppiamento è un momento intriso di grazia e di bellezza.
Circa un mese dopo l'accoppiamento, la femmina deposita le sue uova in un posto sicuro. Le cure parentali terminano qui. Gli embrioni si sviluppano all'interno del guscio coriaceo protettivo. Dopo circa 2 mesi, i giovani serpenti del mais forano l'involucro protettivo. Alcuni emergono subito. Altri, a volte, devono aspettare anche diversi giorni prima di lasciare il rifugio. Nel corso della storia, i serpenti sono sempre stati oggetto di miti e leggende, spesso in veste di demoni. Nel giardino dell'Eden, il male era incarnato da un serpente, condannato da Dio a strisciare per sempre sul suo ventre. Eppure, presso numerose culture, i serpenti sono esseri riveriti e dotati di poteri magici. Presso una comunità del Transvaal, in Sudafrica, sta per essere messo in atto un rito propiziatorio alla fertilità. Mentre danzano attorno al falò, queste giovani donne della tribù Venda cercano di mimare il movimento di un pitone. Il pitone è al centro di molte leggende Venda. Una storia narra di un pitone che si sposa con due donne. Un'altra narra che nel ventre delle donne vive un piccolo pitone che gioca un ruolo fondamentale nel concepimento. Per i Venda, il serpente è una potente fonte di vita, non uno spirito maligno. Gli antichi abitanti del Messico credevano che il serpente fosse un dio in grado non solo di mettere in connessione il cielo e il mondo degli inferi, ma anche la terra e l'intero universo. Nel linguaggio di queste civiltà perdute, la costellazione dello Scorpione era chiamata Amaru, che significa serpente. La costellazione aveva un'influenza spirituale su tutte le culture del centro e del Sud America. La tentazione di adottare la figura del serpente nella mitologia è sempre stata molto forte tra gli uomini e non è difficile comprenderne il perché. Gli antenati dei serpenti emersero da un esperimento evolutivo che li lasciò privi di arti. Eppure rappresentano uno dei più grandi successi nella storia dell'evoluzione naturale. I serpenti hanno strisciato sulla Terra per milioni di anni e, per come la penso io, dovrebbero farlo per milioni a venire. A meno che l'uomo non interferisca, al momento non c'è ragione per cui debbano estinguersi. Sono perfettamente adattati all'ambiente in cui vivono. Se gliene daremo l'opportunità, i serpenti abiteranno la Terra ancora per molti milioni di anni.